Dopo sono pochi i metodi, come ti dicevo, sono metodi chimici, farmaceutici, psicologici, ma non è facile, ci vogliono delle strutture. Il metodo più semplice, secondo me, come in tutto, è l'amore. Allora, l'amore non vuol dire prendersi e star zitti, non vuol dire coprire il marito quando ti dà le botte, ma vuol dire ragionarci insieme, conoscere i motivi per cui lui sta così, per cui lui è in questa situazione, e far conoscere a lui come stai tu quando lui ti tratta in un certo modo. Certo. Secondo me amore e conoscenza vanno insieme. Quindi quando la moglie capisce perché il marito si ubriaca, e il marito capisce come sta la moglie quando lui si comporta in un certo modo, certo. Forse può aiutare, e poco, meno inizio. Quindi noi nella canzone diciamo uniamoci tutti insieme, andiamo a aiutare la nostra amica che è stata piccata dal marito, cerchiamo di capire che problemi ha il marito, che problemi ha la moglie, vediamo se tutti insieme possiamo fare qualcosa. Sono concetti molto semplici, però l'inizio di qualcosa. Beh, è interessantissimo questa cosa, certo. E come questo tutti gli altri argomenti, la prevenzione dell'AIDS è un altro argomento, dura per tutto un mese questo argomento, noi per un anno spieghiamo. Cioè, ogni argomento dura un mese? Dura un mese, viene portato nei vari villaggi, non vuol dire che tutti i giorni si parla di quello, certo. Vuol dire che si scelgono a seconda delle disponibilità loro stesse, scelgono dei momenti, 1, 2, 3, 4 volte al mese in cui si incontrano, fanno il classico meeting, che noi chiamiamo così, per un paio di ore, e il nostro personale, l'agente del cambiamento, trasmettono queste informazioni, discutono con l'agente del villaggio e cercano di trovare dei problemi, delle soluzioni ai loro problemi. Ti dicevo, per un anno noi ogni mese cambiamo argomento, parliamo della prevenzione dell'AIDS, l'importanza dell'educazione per i bambini, il modo di conservare il cibo, di tutto, come evitare che si diffonda la malaria facendo delle piccole operazioni di manutenzione attorno alle proprie case, come coltivare un orto, qualsiasi cosa. Per un anno gli facciamo questa formazione, questo empowerment, e poi affianchiamo questo un piccolo programma di risparmio, quindi chiediamo alle donne dei villaggi, sebbene siano praticamente nulla attenti, di provare a mantenere da parte una monetina ogni giorno, una rupia. Una rupia è niente, anche se dire una lira. Una lira, sì. Anche un poveraccio ce l'ha una lira. Certo. È un simbolo. Loro ogni giorno mettono da parte una monetina. Quando vanno al meeting la danno nel centro del loro cerchio, mettono tutti la loro monetina. Noi apriamo un conto corrente a nome loro, firmato da loro, però tramite noi, perché loro non potrebbero mai aprirlo, le banche neanche gli aprono. Certo. E li versiamo questa monetina che tutti loro hanno messo e le mettiamo lì. Per un anno loro fanno questo lavoro, quindi 365 giorni ogni donna sarà obbligata ad avere almeno 365 rupie, che sono, per dirti, sono 7 euro, sì. Non è che siamo sì. Mamma, sì. Di risparmio. Loro, tutto il gruppo, se tutte le donne per un anno sono state capaci di raccogliere una rupia a testa, di venire a tutti i meeting con un assentismo minimo del 10%, 15%, di dimostrare di aver capito quello che noi gli abbiamo spiegato, noi gli diamo un piccolo prestito, ecco qua che entra il microcredito. Okay. Ma se non c'è tutto quello che ho appena detto, il microcredito non serve a niente, anzi, può essere molto dannoso, perché dare dei soldi a un povero vuol dire impiccarlo, se non gli spieghi come usarli. Certo. E tutti questi argomenti divisi in 12 mesi hanno 12 canzoni, qualche canzone e qualche argomento neanche più di una, ovviamente. E quindi nella canzone che loro ripetono e imparano e sulla quale discutono c'è il messaggio e da lì parte il meeting. Bellissimo, questa cosa è proprio fantastica. È un metodo molto semplice. Sì, ma è bello, proprio effettivo soprattutto. E poi loro imparano a memoria anche queste canzoni. Certo, chiaramente sicuramente ci sarà, bisogna saperlo fare questo lavoro qui. Questo signore che abbia fatto il... Sì. Cioè non è difficile fare dei testi che siano... ripetibili, che entrano, perché tu, esatto, lo sai come funziona il testo, a un certo punto il ritornello entra proprio in circolo e lo pensi sempre, quindi sì. Il lavoro che fa lui è di far diventare ritornelli questi concetti.